I sindacati dei pensionati di CGIL e CISL UIL di Bergamo hanno approvato nei giorni scorsi la piattaforma unitaria per il welfare territoriale. Ne parliamo con Michele Bettoni. Quale situazione descrive questa nuova piattaforma? Prima di tutto vorrei precisare che la piattaforma verrà presentata ufficialmente settimana prossima unitariamente con le confederazioni. Noi abbiamo dovuto rivedere la nostra vecchia piattaforma perché purtroppo sono cambiate le situazioni in cui si va a discutere con i comuni. Sapete dei tagli che sono stati dei forti tagli che sono stati alle amministrazioni comunali, andranno sicuramente a ripercuotersi da parte dei comuni a tagli indiscriminati probabilmente sulla spesa sociale. Ora, per far fronte a questo, è chiaro che noi dobbiamo intervenire prima di tutto sul collegio dei sindaci che gestiscono gli ambiti per fare in maniera che una gestione più unitaria rispetto al territorio di alcune problematiche permette un recupero sia di costi e anche una maggior armonizzazione di quelli che sono gli interventi che si fanno sul territorio. Armonizzazioni sia per il pagamento sia per il servizio prestato. Noi siamo sempre convinti che, visto che i comuni sono in questi prossimi anni dovrebbero unificare quelli che sono i loro interventi, quindi mettere in unione perlomeno parte dei servizi che svolgono, e per noi rimane indispensabile che queste unioni facciano riferimento ai propri ambiti territoriali di competenza, in modo da gestire in maniera più corretta, assieme al collegio dei sindaci, quelle che sono le problematiche sul sociale. Ai sindaci, in effetti, cosa diciamo? Siamo convinti e siamo certi che ci sono questi tagli. Purtroppo sappiamo che questi tagli dovremo per forza vedere insieme dove collocarli. È più facile eventualmente tagliare del verde pubblico o tagliare delle rotonde per un anno o due, per mantenere inalterato invece quello che è il gettito dei comuni per quanto riguarda la problematica del sociale. Una seria politica sul recupero dell'evasione fiscale. Per legge, quello che recupera l'Agenzia delle Entrate su segnalazione dei comuni rimane completamente a disposizione del comune. È chiaro che con il recupero dell'evasione fiscale non possiamo programmare dei servizi, però sicuramente possiamo, nella gestione annuale di questi servizi, dirottare le risorse necessarie nei servizi che sono più in difficoltà. Questo intervenendo seriamente, come ho detto prima, a una seria lotta all'evasione fiscale, lo possono fare. Come sindacato siamo contrari a interventi di ulteriori tassazioni, avendo già un livello nazionale molto alto, quindi aspetteremo prima uno sgravio per quanto riguarda l'IRPEF nazionale per poi eventualmente procedere a aggiustamenti a livello locale. A fine mese scade il termine per il versamento del secondo unico acconto dovuto per l'anno in corso. Per stabilire se il contribuente è tenuto o meno al versamento dell'acconto, bisogna fare riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2010. Se la differenza di imposta, infatti, è pari o superiore a 52 euro, il soggetto è tenuto al versamento dell'acconto da calcolarsi su questo importo nella misura del 99%. Se la differenza dovesse invece superare l'importo di 258 euro, il contribuente avrebbe già dovuto versare una prima rata nel mese di luglio, pari al 40% di tale importo, e la seconda rata come secondo acconto pari al 60%. Rispetto al versamento del primo acconto, che andava fatto entro il 5 di luglio oppure entro il 5 di agosto con una maggiorazione dello 0,40%, e si poteva optare anche per un pagamento rateale, la seconda rata di acconto invece deve essere versata in unica soluzione entro il 30 novembre
novembre e non ci sono posticipi con applicazioni di eventuali maggiorazioni. Il versamento dell'acconto può essere fatto in misura inferiore in previsione di un'imposta relativa al reddito 2011 inferiore. A tale proposito è bene ricordare che i soggetti che hanno optato per la cedolare secca sugli affitti, nell'andare a determinare la seconda rata di acconto, non dovranno considerare il reddito fondiario relativamente appunto a quegli immobili per i quali hanno optato per la cedolare. Dovranno chiaramente provvedere al versamento dell'acconto della cedolare secca sempre entro il 30 di novembre e poi provvederanno ad effettuare il saldo nell'anno 2012. L'acconto può essere versato utilizzando il modello F24 con l'apposito codice tributo che è il 4034 e il versamento può essere fatto tramite banca, posta o un concessionario delegato alla riscossione. Chiaramente l'F24 lo utilizzeranno i soggetti che hanno utilizzato il modello unico come dichiarazione dei redditi, perché chi ha presentato il modello 730 sarà il datore di lavoro che effettuerà direttamente la trattenuta dell'acconto sulla retribuzione di novembre. Come Adiconsum abbiamo predisposto un vademecum chiamato per archivio familiare, dove indichiamo ovviamente per gli aspetti più importanti della gestione familiare quali sono i tempi entro i quali devono essere conservati questi documenti. Questo perché? Perché uno dei problemi che spesso hanno le famiglie è che non sanno per quanto devono conservare le bollette, le rate di pagamento, eccetera, ed è ovvio che in casa ci si crea un archivio a volte enorme e non si sa cosa farne di tutta questa documentazione. Oppure in altri casi non si tiene proprio niente, correndo grossi rischi, perché se poi arriva una richiesta di dimostrazione di pagamento, pensiamo al bollo auto per esempio, e non si ha la prova del pagamento, si rischia di doverlo pagare una seconda volta. Facciamo alcuni esempi: canone RAI, la bolletta di pagamento del canone RAI va conservata addirittura per 10 anni. È chiaro che se uno le butta via e non le tiene e gli arriva una richiesta dalla RAI di dimostrare che ha pagato e non ha la ricevuta, appunto corre il rischio di doverlo pagare un'altra volta. Le varie bollette che si pagano, gas, luce, telefono eccetera, vanno conservate per 5 anni. Lo stesso vale per il pagamento delle tasse, bisogna conservarli per 5 anni. Il bollo auto sarebbe previsto una conservazione per 3 anni, però noi consigliamo di conservarlo almeno 5 anni, perché qualche anno fa, non so se vi ricordate, che poi la Regione Lombardia emanò un decreto che prolungò fino a 5 anni la possibilità di andare indietro a richiedere la prova del pagamento, quindi diciamo tenerli almeno 5 anni. Non so, le ricevute di pagamento dell'IVA, sempre 5 anni per chi avesse questo tipo di problema. La tassa dei rifiuti, stranamente, è prevista una conservazione di 10 anni. E via di seguito. Diciamo che noi abbiamo pensato di fare questo vademecum proprio per aiutare le famiglie a conservare quello che serve, in modo da un lato di buttare via, dopo passato questo periodo, la documentazione per la quale non è più prevista la possibilità di chiedere la prova del pagamento, e dall'altro di conservare comunque per il periodo previsto, proprio per non avere sorprese di nessun genere. Ecco, chi volesse avere ulteriori informazioni o magari avere anche una copia del vademecum può rivolgersi alle nostre sedi che sono sparse in tutta la provincia, in modo tale che può avere questo documento anche sotto mano. Anche se andando in internet comunque si possono trovare informazioni sufficienti anche su questa materia.
Oggi c'è bisogno di più solidarietà, più tutela, più partecipazione. I pensionati della CISL si impegnano per questo. Fallo anche tu. Iscriviti alla CISL. Sostegno alla non autosufficienza. Pensioni migliori, meno tasse, assistenza e servizi, cultura e tempo libero. Unisciti a noi per migliorare la condizione delle persone anziane e delle loro famiglie. Iscrivendoti alla CISL Pensionati della Lombardia avrai più tutele e più vantaggi. La CISL, il sindacato che unisce le generazioni, guardando al futuro.